Sì, parte, cavalli che vanno dietro le ali della macchina al San Paolo di Montegiorgio per questo Gran Premio San Paolo Filly. Attaccato all'ala il numero 4 Letterbomb Treb. Parte bene Loren. In partenza ci prova Fabrizio Ciulla con Lorel America attaccato all'esterno dall'Etterbomb Treb. Lorel America al comando, attaccato all'esterno dall'Etterbomb Treb. Lorel America al comando di galoppo! E il numero 10 Lilly Kronos. E poi è partito piuttosto bene Gubellini che si trova in quinta posizione alla corda, mentre in di galoppo anche il numero 6 6. Lorel SS con 26 e 9 Lorel America al comando. Lobelia si è accodata subito all'esterno, così è rimasto il numero 4 Letterbaum Treb, terzo in corda. Sta filtrando nel frattempo Lavinia Griffe perché Letterbaum Treb vuole andare in corda e trascina indietro il treno esterno, con all'esterno anche l'Hour Power che ha preso come punto di riferimento Linda Di Casei. I cavalli arrivano al paletto degli 800 metri dopo 42,3 per i primi 600. Andre Ghetti che sposta all'esterno con l'India che va ad anticipare Linda Di Casei. E poi in terza pariglia c'è Pippo Gubellini al comando 1,57,5 per i primi 800 metri. Di galoppo è il numero 8 l'India, mentre intanto sta arrivando Pippo Gubellini, 12,6 il primo chilometro. Pippo Gubellini si affaccia in terza ruota e poi rimane lì. Rimane lì Pietro Gubellini, aspetta per venire in terza ruota perché l'India sta premendo su Lorel America. In schiena è Pietro Gubellini con l'Hour Power. Si gira Roberto Andreghetti per vedere cosa fa Pippo Gubellini e poi punta dritto su e alla frutta Lorel America con Fabrizio Ciulla, mentre intanto sta spostando Pippo Gubellini, aspetta solo la retta d'arrivo, al comando adesso sta passando Roberto Andreghetti, riparte Lorel America, retta d'arrivo, viene via all'esterno Lower Power, Lower Power, Lower Power, va veramente il triplo questa cavalla, vince facile senza girare il frustino, secondo è il numero 5 l'India con Roberto Andreghetti 1:12 e 9, 14 e 3 negli ultimi 200 metri. La vittoria di Lower Power, Lover Power, che è davvero un'altra categoria. Si è disinteressato dalla partenza Gubellini, ha voluto soltanto la destra libera, ha preso sempre come punto di riferimento un cavallo davanti e poi in retta d'arrivo 14-3 per gli ultimi 200 metri.